La stagione estiva dei concerti si apre con un vero e proprio evento, l'anteprima del tour Io in Blues, che vedrà la celebre cantautrice Irene Grandi esibirsi domani sera, mercoledì, alle 21 allo stadio Casini di Trestina. Cornice ideale per la presentazione è stato il giardino della Pinacoteca Comunale. Grazie intanto dell'invito in questo splendido posto per iniziare questa stagione con Io in Blues. È un concerto appunto che già si racconta un po' con il titolo, cioè sono, diciamo, è un concerto che parla di me, però attraverso questo genere musicale da cui poi tutta la musica contemporanea un po' viene, no? Ho voluto durante la pandemia questo lungo periodo diciamo rilanciarmi anche in qualche modo partendo dalle radici. Era un periodo difficile per scrivere cose nuove, per essere ispirati e quindi a un certo punto ho pensato di ispirarmi a quello che da dove vengo. Io ho iniziato nei locali di Firenze e della nostra Toscana e lì cantavo soprattutto canzoni rock blues o comunque sempre è dal blues che anche la mia voce ha preso un po' forma, ha preso un suono, ha preso una caratteristica originale. E allora ho voluto fare un omaggio proprio alle mie radici, a quella che è stata la mia musica del cuore per tanti anni e che mi ha proprio anche portato, diciamo, esperienza e un po' di fortuna. E quindi domani ascolterete delle canzoni prese dal repertorio nazionale e internazionale a cui faccio omaggio proprio nel blues, però anche le mie canzoni rivisitate in questa chiave grazie anche alla presenza di un organo Hammond che è proprio lo strumento principe di questo genere musicale. E tanto caldo pubblico, quindi non vedo l'ora che sia domani per incontrarlo ancora. Arte e musica, un connubio vincente per ripartire. Proprio per questo che la cantante è stata poi accompagnata in una visita in Pinacoteca Comunale. Sarebbe importante, sai che purtroppo i musicisti sono sempre un po' della gente on the road che arriva e se ne parte molto velocemente, ma quando c'è l'occasione magari invece di fermarsi un giorno in più, siamo anche solitamente persone curiose, ci piace anche vedere la bellezza del nostro paese, abbiamo questa opportunità di visitarlo per lavoro e quindi è sempre molto bello quando ci capitano le occasioni di poter anche vedere qualcosa di bello, vedere qualcosa che ti arricchisce l'anima.